Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di economia. Lo stato di salute delle imprese abruzzesi, ed in particolare di quelle più piccole, non è dei migliori in questo periodo di emergenza sanitaria. Infatti è crollato l'export, anche se fortunatamente sono state poche le chiusure. A dirlo è un'analisi fatta dalla CNA Abruzzo. Noi andiamo a sentirne di più nel servizio di Paolo Renzetti. Analisi della CNA sull'andamento e lo stato delle piccole imprese alla luce dell'emergenza sanitaria. Fortunatamente, Presidente, ci sono state poche chiusure in questo periodo difficile a livello nazionale, però l'export è andato letteralmente a picco. Sì, noi ci siamo trovati, diciamo, come tutti gli altri, del resto questa pandemia all'improvviso e non sapevamo come agire. Le imprese hanno resistito perché sono state meno chiusure, sia perché ci sono stati provvedimenti del governo che hanno aiutato e che hanno infuso un po' di ottimismo, anche perché credo che c'è molto coraggio da parte dell'impresa e c'è una grossa determinazione a portare avanti questo lavoro svolto, e si pensa e si crede in una possibile ripresa, e noi siamo ottimisti, perché crediamo che con il nostro lavoro, con le nostre capacità, con la flessibilità che abbiamo di crearci nuovi mercati, sicuramente riusciremo a venire fuori da questa crisi. Per quanto riguarda invece il crollo dell'export, diciamo che l'export specialmente è legato totalmente alle questioni al mondo dell'autotrasporto, con la chiusura di così tanto tempo, un mese e mezzo, si sono prodotti questi risultati. Sicuramente in breve tempo saranno recuperati. Ci preoccupa in verità quello che sarà il futuro, nel senso, una volta che l'autunno ci preoccupa tantissimo, quando verranno a meno, diciamo, quando si dovrà tornare a pagare le imposte, quando cominceremo a pagare di nuovo i mutui, e là bisogna stare attenti a creare delle condizioni buone affinché questo coraggio mostrato dalle imprese e questo ottimismo venga veramente supportato. Adesso ci occupiamo di politica, lo vedete in collegamento e lo ringrazio, il segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina. Buongiorno segretario. Buongiorno e grazie. E allora parliamo della polemica sollevata dal sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani subito dopo il primo turno, il voto alle amministrative di qualche giorno fa, insomma, scrutinio che ha sollevato qualche polemica, segretario, con il primo cittadino che l'ha attaccata in maniera diretta chiedendone le dimissioni. Lei come replica a quelle accuse? Tanto vi ringrazio, vi faccio i complimenti per il servizio che va ben ascoltato, perché parla proprio delle cose di cui ci dobbiamo occupare: la ripresa, il rilancio, la tutela della sanità e della salute dei nostri cittadini. I complimenti che oggi ci vengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono molto importanti, ma il recovery fund, forse 300 miliardi tra le diverse misure per la ripresa e la rinascita del Paese, sono la nostra principale preoccupazione, quindi ho ascoltato con molta attenzione le parole del servizio precedente. Ma Luciani dice di non essere un iscritto al PD, ma di essere un simpatizzante. Non è né un simpatizzante e né un amico, altrimenti non farebbe polemiche idiote nel pieno di una campagna elettorale. Gli ho proposto di confrontarci subito dopo, in diretta, ma insiste, quindi c'è bisogno di rispondere, non per me, per le cose che dice a me, ma per le persone che cita. D'altra parte, noi siamo in piena campagna elettorale, soprattutto Ferrara a Chieti ha la possibilità di diventare sindaco, ne sono certo, ha avuto una bellissima performance, e quindi io penso che questo sia il tempo non delle polemiche ma del combattimento. Però innanzitutto il PD, proprio per il fatto che stiamo parlando del ballottaggio e della campagna elettorale, è vivo e vegeto, mentre invece Luciani, che a fine corsa come sindaco, si agita perché è preoccupato del suo futuro, legittimo. Il mio consiglio è di dimettersi dalla sua ignoranza. Eh sì, perché lui parla di Avezzano non sapendo niente di niente, probabilmente passa solo da Avezzano, solo
quando in autostrada va verso Roma e non saprebbe distinguere piazza Risorgimento da piazza Torlonia. Dice che è la mia città, in realtà la mia famiglia è di Luco di Marzio, io vivo tra L'Aquila e Rocca di Mezzo, per lavoro vado a Roma, ho l'ufficio da segretario a Pescara, ma va bene lo stesso, non sa niente, non sa nemmeno questo. Ma perché a Avezzano si parla di un risultato straordinario del PD? Perché i mezzi di comunicazione hanno raccontato, quindi non è una notizia che do oggi, quello che è successo. È successo che un partito in cui Peppe Di Pangrazio, che è stato per 10 anni consigliere regionale, presidente del consiglio regionale, che ha dominato, un mese prima lo ha lasciato per seguire la candidatura del fratello, e nonostante questo tutti si aspettavano la non presentazione della lista del PD. D'altra parte lo stesso Movimento 5 Stelle, Avezzano, non si è presentato nonostante seconda forza politica alle ultime europee, e invece noi siamo passati da 2 candidati a 24, la quasi totalità non iscritti allora al PD, si sono candidati, ci hanno messo la faccia, hanno fatto una campagna elettorale bellissima, siamo stati l'ossatura di una coalizione alla quale rimaniamo leali. Bene, questo processo di rigenerazione e rinnovamento ci ha portato a un risultato che non si discosta da quello delle ultime. Perché? Perché alle elezioni comunali, come si sa notoriamente, a Avezzano ad esempio sono 23-24 liste, c'è una frammentazione, ci sono molti gruppi civici, anche chi ha un'appartenenza politica può decidere di votare un parente o un amico che è una lista civica, che magari è apparentata con quella di un partito, fa parte della stessa coalizione. Avezzano oggi Salvini può perdere, nonostante proprio l'anno scorso tutte le destre insieme superavano il 65%. Ora, tutte queste notizie, ripeto, erano già note, bastava solo leggere i giornali. E paragonare il voto del PD alle elezioni della Toscana con quelle elezioni comunali è quantomeno improprio. D'altra parte il suo e mio amico, suo di Luciani, Luigi Febbo a Chieti, è un dirigente del Partito Democratico, ma ha animato la lista Chieti per Chieti, allora almeno bisognerebbe sommare la lista del PD con la sua, ad esempio, ma è una forzatura sciocca perché le elezioni comunali sono elezioni comunali. Ora, in queste elezioni si è votato in più di 60 comuni, 50 di questi in provincia dell'Aquila, io li ho girati in lungo e in largo. Luciani probabilmente, se voi gli fate questa domanda, non saprebbe dirvi 3 o 4 comuni in cui si è votato in provincia dell'Aquila, e comunque di nessuno saprebbe la storia politica, chi si candida e da dove vengono. Mi ricordo che quando lui si è candidato segretario regionale, voleva candidarsi alla regionale, in realtà poi ha ritirato la sua candidatura, non per la telefonata di Zingaretti, ma perché in intere parti di territorio, per esempio queste che dimostra di non conoscere, non sapeva nemmeno come raccogliere le proprie firme per presentare la propria candidatura. D'altra parte, se avesse proposto quella sua idea, che era quella di una fusione tra Forza Italia, che è il partito da cui proviene, e Partito Democratico, chiamandolo Forza Democratica, che ha detto cosa che ha detto in un'intervista al Centro, avrebbe riscosso un qualche risata, ma non tanti consensi. Comunque, ha deciso, dopo il congresso, non avendo preso l'uva, di andare via dal PD. Noi in quest'anno abbiamo fatto un lavoro straordinario che tutti ci riconoscono, stiamo facendo e abbiamo fatto una bella campagna elettorale. Lui non ha fatto niente, né ha dato una mano, né ha fatto campagna elettorale, però si occupa di noi. Siccome di calcio ne capisce, da lì viene, se oggi gioca nella sua squadra, ha fondato un movimento, c'è un'associazione, non so bene, si occupi di quella, non parli del destino del partito che ha abbandonato. D'altra parte lui comunque si dota a piene mani del contributo del Partito Democratico, i nostri parlamentari, i nostri consiglieri regionali gli danno una mano per risolvere i problemi amministrativi, dovrebbe ricordare, anche se non li ringrazia, che sono lì perché ce li ha messi il Partito Democratico. Nel suo sproloquio su Facebook mette una foto con Paolo Gentiloni, che non conosce. Paolo Gentiloni è uno straordinario commissario europeo che si occupa delle cose proprio di cui avete parlato nel primo servizio, ma sta lì perché ce l'ha messo il Partito Democratico. Allora, quando ci siamo incrociati nella trasmissione televisiva in cui ho poi parlato e ha detto cose che sostanzialmente adesso ho ripetuto con voi, lui stava dicendo, oltre alla solita solfa che non esiste più destra e sinistra, che in realtà in queste elezioni regionali in Italia non ha vinto il PD e Zingaretti, cosa che dicono tutti in Italia, tutti i mezzi di comunicazione, ma evidentemente ha ragione lui, ma hanno vinto le persone. Non è nemmeno coerente, perché non può dire quando si vince che vincono le persone e non i partiti, e quando a suo parere non ci sono giudizi lusinghieri da parte dell'elettorato è colpa dei partiti. Vi racconto un aneddoto e chiudo questo mondo alla rovescia che vede Luciani. Quando lui voleva candidarsi presidente della regione pensando di essere più forte Giovanni Legnini, ha confessato qual era la sua idea di lancio di campagna elettorale: voleva andare su un ponte e lanciarci giù con bungee jumping. Ora, al di là della simpatia del gesto, per quanto singolare, io credo che lui sia politicamente e mentalmente rimasto un po' così, appeso a un elastico a testa in giù, e barcolla qui e lì e guarda il mondo alla rovescia. Io gli voglio bene, gli consiglio di rimettersi in piedi e di guardare il mondo dritto.
Segretario, prima di chiudere questo collegamento, però una battuta, lei l'ha accennato prima, ma io ci torno sul prossimo turno, la vogliamo fare, soprattutto in relazione al fatto che il PD a Chieti è in corsa nel ballottaggio e ad Avezzano, è rimasto fuori dal ballottaggio, ma comunque sia, potrebbe essere. Diciamo, assieme alla coalizione di Babbo, un attore, diciamo, di questo ballottaggio nel caso di apparentamenti. Ecco, da questo punto di vista, che cosa ci può dire sia per Chieti che per Avezzano? Allora, su Chieti voi sapete benissimo perché osservate la realtà politica come meglio di noi, Chieti e Avezzano sono due città che storicamente per il loro radicamento non sono favorevoli al centro-sinistra. A Chieti tutti si aspettavano che Stefano vincesse al primo turno, non solo non vince, va sotto le sue liste, sta molto sotto le aspettative. Nessuno si aspettava che Ferrara andasse al secondo turno, non solo ci va, ma prende molti voti più della coalizione. Oggi, come riportano tutti i giornali e i mezzi di comunicazione, può dialogare con tutti quelli che sono rimasti esclusi dal secondo turno, mentre invece di Stefano con nessuno. E questa è già una notizia eclatante per una città come Chieti, amministrata per tanti anni, tranne un'unica parentesi, da sempre dal centrodestra, dalle forze di centrodestra. A Avezzano c'era un'amministrazione in centrodestra, guidata da un sindaco di Forza Italia, è caduta, c'è stato un lungo commissariamento, solo l'anno scorso il centrodestra aveva il 65% dei consensi, adesso Lega, solo la Lega aveva il 38% l'anno scorso, adesso Lega, Fratelli d'Italia, UDC e Cambiamo insieme prendono il 20%, vedremo se andrà al ballottaggio Genovesi, c'è un ricorso che abbiamo presentato noi, vedremo la fine del riconteggio, ma comunque il 20% a cui possiamo aggiungere il 16% della Taccone, che è la candidata di Forza Italia, insieme fa 36%, 65-36%. Chiaro che Gianni Di Pangrazio è stato sindaco del centro-sinistra 8 anni fa, 3 anni fa si è ricandidato sindaco e ha perso di centro-sinistra, adesso ha fatto un'altra scelta. Al suo interno ci sono forze, diciamo, le più variegate. Tutti i pezzi che erano dentro al PD si sono trasferiti, i candidati sono lì, hanno preso centinaia di preferenze. Vedremo che cosa succederà a fine del ricorso, che cosa dirà Di Pangrazio, che cosa dirà Genovesi. Di certo noi abbiamo partecipato a una bellissima esperienza con Mario Babbo, con Italia Viva, con Generazione Più, con le altre forze che sono civiche e che sono forze politiche del centro-sinistra. Spero che Avezzano possa, anche lì, una città che è stata storicamente più orientata verso il centrodestra, possa guardare alla realtà dei fatti. Genovesi è il candidato della Lega dell'Aquila, quindi sarebbe un sindaco, diciamo così, che prende le decisioni in altri luoghi, è un unicum storico per quella città. Sicuramente ci batteremo in questo ballottaggio, ma con il quadro che ho descritto, che è oggettivo, potete vedere che c'è uno spostamento enorme di forze. E questo significa che anche in queste elezioni, pur non favorevoli, perché erano solo due città sopra 15.000 abitanti e le caratteristiche che ho detto, anche in queste elezioni si è determinata la dinamica politica. C'è in tutta Italia e soprattutto nel mezzogiorno d'Italia. Il centrodestra si ritrae, il centrosinistra avanza, le forze civiche di centrosinistra e quelle politiche, il PD è perno, è dovunque, in tutti i comuni, in tantissimi comuni in cui si è votato sotto a 15.000 abitanti abbiamo riconfermato i sindaci o conquistato amministrazioni. Non ci nascondiamo anche i problemi, in alcuni abbiamo perso, nonostante ci siamo dovunque, che significa che siamo infrastruttura democratica, abbiamo perso dove siamo divisi, dove le polemiche come quelli che generano le persone come Luciani, che ancora magari sono rimaste nel PD, danno la nostra immagine all'esterno di un partito litigioso. Però stiamo superando anche questo limite in tante parti. Allora io auspico, per rispondere in definitiva alla sua domanda, che Ferrara possa raccogliere il consenso largo della città, perché è stato votato molto lui e oggi il ballottaggio è tra due persone, non tra le loro appartenenze. E io conto sul fatto che Avezzano, la Lega, possa e il centrodestra possa perdere, e questa naturalmente sarebbe una notizia incredibile in una tornata in cui, in modo molto semplice, il centrodestra avrebbe dovuto riconfermare queste due città e molte altre in giro. Evidentemente le divisioni e l'arretramento politico sono anche il frutto dell'insoddisfazione del governo della regione, oltre che della politica estremista di Salvini e della Meloni.
Grazie al segretario del Partito Democratico Abruzzese Michele Grazie Fina per questo voi. Intervento. Grazie ancora e noi proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo avanti, cambiamo argomento adesso e ci occupiamo di cronaca. Riprenderà la settimana prossima il processo sulla morte di Anna Carlini, trovata senza vita nell'agosto di 3 anni fa sotto il tunnel della stazione di Pescara. Sentiamo l'intervista a Isabella Martello di Paolo Renzetti. Sono passati ormai 3 anni dalla morte di Anna Carlini, trovata senza vita all'interno del tunnel della stazione ferroviaria di Pescara. Il 1 ottobre riprende il processo, la famiglia si attende giustizia, voi confidate nella magistratura pescarese e continuate a chiedere determinate cose. Noi confidiamo fino all'ultimo nella giustizia. Affinché si possa cambiare il capo d'imputazione, perché con questo capo d'imputazione Anna è morta 2 volte, Anna è insieme a noi, perché Anna è stata uccisa, ricordiamo, è stata fatta bere, menata, violentata e stuprata. Non possiamo pensare solo a un'omissione di soccorso e una violenza sessuale, perché Anna non c'è più. A noi non ci rimane solo che sperare che veramente ci sia una giusta sentenza per chi commette, si sporca di questi gravi reati. Andare avanti non è semplice, voi continuate a lottare? Io continuo e continuerò a lottare finché non si faccia luce veramente in questa vicenda e non possiamo fare silenzio, cioè non si può fare silenzio. Sono ultimamente rimasta senza parole anche con la sentenza della Cassazione di Jennifer, cioè non so come si fa un assassino ancora a dargli gli sconti di pena, cioè che messaggio stiamo lanciando nei tribunali, che oggi si può uccidere, perché se pensiamo che un assassino da 30 anni ne può prendere 20, io chiedo veramente che cambi qualcosa e ci voglio credere fino all'ultimo nella giustizia, perché veramente Anna, come tante altre persone, meritano giustizia e chi deve pagare paghi, perché Anna è una sorella di tutti e la madre di tutti, e ricordiamoci sempre che Anna era una ragazza anche malata, una ragazza che non si è potuta difendere. Almeno una giusta sentenza possa continuarci a dare la forza di vivere, almeno quello, chiediamo solo quello. Sono 16.763 i test sierologici eseguiti fino ad ora in Abruzzo sul personale scolastico nell'ambito dello screening nazionale. Lo comunica l'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, specificando che rispetto alla scorsa settimana c'è stato un incremento di 1.662 esami. I test risultati positivi sono stati 118, per tutti sono scattati i protocolli di sicurezza. Proseguiamo con il nostro giornale, adesso ci occupiamo di lavoro. La CGIL Abruzzo chiede la convocazione di un tavolo per affrontare le problematiche del servizio mense nelle strutture sanitarie pubbliche della provincia di Pescara. L'appalto della mensa e ristorazione dei presidi ospedalieri della provincia di Pescara da sempre è un appalto problematico, per cui le organizzazioni sindacali unitariamente, Filcan CGL, Fisascat CISL e Will Tux Will, hanno sempre promosso tavoli di confronto per andare a risolvere quelle che sono ormai problematiche storiche legate comunque al personale ridotto e risicato. Con l'emergenza Covid-19, con l'apertura del nuovo palazzo, nuovo ma vecchio, perché comunque si trova nella struttura vecchia dell'ospedale civile Covid-19, la situazione è precipitata. È precipitata in quanto la palazzina, per quanto ci riferiscono gli stessi addetti che prestano servizio, non è adatta comunque a garantire gli standard di sicurezza legati alla criticità dell'epidemia.
e non ci sono corridoi dedicati, esiste un solo ascensore che poi molto spesso si blocca, delle problematiche, loro sono costretti ad utilizzare dei montacarichi di cui non abbiamo contezza della corretta sanificazione, ci sono diversi problemi. Per di più non è stato implementato il servizio, quindi ci troviamo a gestire un servizio in più con dei protocolli di sicurezza da dover seguire, con delle attenzioni particolari attinenti comunque alla sanificazione, l'igienizzazione e le pulizie dei locali e del materiale in uso. Questa mattina è stato presentato all'Università di Teramo il premio Libertà e Diritti delle Donne. Si tratta di una iniziativa della CGIL Abruzzo e della CGIL di Teramo rivolta agli studenti universitari che potranno concorrere con un testo scritto o un'opera multimediale. La giuria tecnica sarà presieduta da Susanna Camusso. Sentiamo il servizio di Tania Bodici Castelli. La CGIL Abruzzo e Molise e la CGIL di Teramo scendono in campo per la prevenzione e il contrasto alla discriminazione e violenza di genere nel linguaggio, nella cultura e nel mondo del lavoro. Lo fanno attraverso un concorso rivolto agli studenti dell'Università di Teramo dal titolo Libertà e diritti alle donne. Un premio che avrà lo scopo di stimolare una riflessione tra le giovani generazioni sulla matrice culturale di abusi e violenze. Si potrà concorrere attraverso un testo scritto o un'opera multimediale. Un premio per ribadire libertà e diritti delle donne. Sì, oggi presentiamo il concorso Libertà e diritti delle donne, rivolto agli studenti dell'Università di Teramo per stimolare una riflessione sul contrasto e sulla prevenzione della discriminazione di genere e soprattutto sulla matrice culturale che questo purtroppo si porta dietro. Cosa dovranno fare gli studenti? Gli studenti potranno presentare in modo collettivo oppure individuale un'opera letteraria oppure multimediale, opere che è possibile presentare dal 1 di ottobre al 31 dicembre 2020. Il bando di questo concorso sarà consultabile sul sito della CGIL di Teramo www.cglteramo.it e sul sito dell'Università di Teramo www.unite.it. Chi valuterà questi elaborati? Sarà nominata una commissione tecnica presieduta dalla segretaria Susanna Camusso, che si occupa del responsabile delle politiche di genere, e chiaramente un componente di questa commissione tecnica sarà nominato dalla commissione pari opportunità della provincia di Teramo proprio per il tema che stiamo affrontando. Ma lei pensa che c'è ancora bisogno di ricordare che ci vogliono diritti per le donne? Assolutamente sì, la questione femminile purtroppo è una questione che la politica in generale non prende in considerazione. Pensiamo sempre che la questione femminile occupi soltanto una metà della società. In realtà, se non ci rendiamo conto che occupa la totalità della società, non ci renderemo mai davvero una società democratica e giusta. La premiazione del concorso promosso dalla CGIL è prevista per l'8 marzo 2021, giornata simbolo dei diritti della donna in tutto il mondo. E prima di passare allo sport, sono appena arrivati in redazione i dati che riguardano i contagi Covid nella nostra regione. Oggi si registrano 51 nuovi casi di età compresa fra i 2 e i 93 anni, e con il bilancio dei pazienti deceduti che fortunatamente resta fermo a 477, complessivamente sono 4.317 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo da inizio emergenza, 58 pazienti più 8 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale, 5 dei quali più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, altri 754 più 38 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Del totale dei casi positivi, 616 sono residenti in provincia dell'Aquila, 1019 in provincia di Chieti, 1838 in provincia di Pescara, 808 in provincia di Teramo, 33 e provengono da fuori regione, e per 3 persone sono in corso le verifiche sulla provenienza. Diciamo che l'aumento maggiore c'è stato in provincia di Teramo. E adesso passiamo allo sport e ci occupiamo
del Pescara domani, prima giornata di campionato, che alle ore, con il Pescara che alle ore 14 ospita il Chievo. Non ancora perfezionati i tesseramenti dell'attaccante Asensio e del difensore Bocchetti, che dunque non saranno disponibili. Subito titolare invece Bellanova. Difesa completata da Drudi, Scognamiglio e Masciangelo. Panchina per Jarosinski. In mediana, Ballottaggio, Busellato, Diambò. Sicuri Omeonga e Valdifiori. Riccardi e Galano agiranno alle spalle di Seter. Squalificato Maestro. Ascoltiamo il tecnico del Pescara, Massimo Oddo. Io sono estremamente motivato, ancor di più perché è stato un anno brutto dal punto di vista del risultato sicuramente, ma diciamo che non mi sento granché responsabile per quello che è successo l'anno scorso. La storia la sapete tutti e sicuramente negli annuari del calcio ci sarà scritto Oddo retrocesso a Perugia, ma onestamente non sento molto mia questa retrocessione. Per me l'emozione c'è, ma ci sarebbe stata ovunque, perché nel momento in cui hai le motivazioni, motivazione uguale emozione, perché senti qualcosa dentro che ti spinge a fare qualcosa di importante, quindi questa spinta non mancherà mai da parte mia, ma quello che ho detto prima, l'ultima cosa che penso è a quello che è successo qui a Pescara. E per me è un'avventura nuova in una società dove ho la fortuna di conoscere vita, morte e miracoli di chi lavora all'interno di questa società. È un'altra storia e quindi viviamola per quella che è, e non viviamo di ricordi, e cercheremo di fare il meglio possibile. Ma il Chievo è certamente una buona squadra, ha perso qualche giocatore importante rispetto all'anno scorso, ha fatto qualche innesto, so che ha avuto qualche problemino ultimamente per quanto riguarda purtroppo il Covid, e quindi ha avuto parecchi giocatori che sono stati colpiti, quindi sicuramente qualche problemino ce l'ha. Però è certamente una buona squadra e ha un allenatore bravo che è capace di dare molta solidità a questa squadra, come ha sempre avuto da quando è arrivato lui, e sicuramente sarà una partita molto, molto difficile, ma d'altronde quando vai a giocare le prime partite anch'io stesso sono molto curioso di vedere cosa succederà, perché purtroppo un conto è giocare un amichevole, un conto è giocare una partita vera ufficiale di campionato. Questo è l'errore più grande che si possa fare, darsi un obiettivo. Noi in questo momento partiamo ventesimi in classifica, perché la realtà dei fatti è quella: il Pescara parte ventesimo in classifica, e quindi noi dobbiamo, se ci vogliamo dare degli obiettivi, ce li dobbiamo dare a step, piano piano. In questo momento dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, quindi salvarsi e possibilmente senza entrare dai playout. Quello è il nostro primo obiettivo, se volete parlare di obiettivo reale di campionato, ma il mio obiettivo non è quello. Ovviamente dobbiamo concentrarci sul cercare di darci una bella identità e di cercare di far divertire la gente che va a vedere la partita, che seppur ne è poca, vabbè, la vedrà in televisione, però si vede uguale. Però in questo momento bisogna ridare anche un po' di entusiasmo. In Serie C è stato revocato lo sciopero proclamato dall'Asso Calciatori. Tra AIC e Lega Pro è stata fondamentale la mediazione del presidente federale Gabriele Gravina. Si va verso l'ampliamento della lista dei calciatori da 22 a 24 con possibilità di inserimento dei classe 2001. La prossima settimana, ha dichiarato il presidente della Lega Pro Ghirelli, sono già state fissate due riunioni con le società per confrontarsi proprio sulle proposte di modifica. Dunque domenica si giocherà regolarmente il match della prima giornata di campionato fra Teramo e Palermo, in programma alle ore 15 allo stadio Bonolis, con la direzione di Maranesi di Ciampino. Dopo il lungo viaggio di rientro, ieri la squadra del Notaresco è stata celebrata dai tifosi dopo la vittoria allo stadio Savini. Di rientro allo stadio Savini dopo la vittoria che c'è stata in trasferta. Il blitz del Massimino non nasconde le ambizioni della squadra del presidente
Di Giovanni per il campionato di Serie D che inizierà dopodomani. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Abbiamo scritto una pagina di storia sia per me personalmente ma soprattutto per la città di Notaresco, perché è la prima volta che noi ci cimentiamo a questi livelli e poi non solo disputandolo ma anche vincendo questa partita, che è stata una partita fondamentale dove abbiamo meritato di vincere. Siamo tornati quindi entusiasti di questa situazione, e questa è un'ulteriore pagina di storia, perché effettivamente abbiamo disputato una grande partita e sono orgoglioso per noi, per la società, ma ho fatto i complimenti ieri sera quando sono tornati ai ragazzi, perché se la sono proprio meritata, perché poi il merito è loro, insomma. A due giorni di distanza non si spegne l'eco dell'impresa del Notaresco, capace di espugnare dopo i supplementari il Civali Massimino di Catania e approdare al turno successivo di Coppa Italia. Notaresco come il Casarano, club di D che vincono in trasferta contro squadre di C. Ieri il lungo viaggio di ritorno e al rientro la festa coi tifosi allo Stadio Savini per celebrare il risultato. Sì, è stata una grande festa, perché hanno aspettato parecchi tifosi, tutti i giovani ragazzi, dalla tribuna, quindi rispettando anche le norme Covid, se vogliamo, con degli spari, insomma è stata una bella cosa. Credo che sia una cosa meritata, perché i ragazzi hanno fatto tanto piacere, perché effettivamente dopo una partita del genere, dopo un viaggio così lontano, insomma, sono stati veramente contenti e noi lo siamo lo stesso. Un risultato che porta come premio il match di mercoledì prossimo per il secondo turno con il Pescara all'Adriatico Cornacchia. Questa è un'altra chicca molto importante per noi, perché col Pescara i rapporti sono ottimi, tu lo sai benissimo, però questa è la prima volta che affronteremo il Pescara in una gara ufficiale, insomma, quindi Notaresco già si sta mobilitando per vedere se ci sono i posti, se c'è la possibilità di vedere la partita, insomma c'è molto entusiasmo a Notaresco, ma così anche la squadra. Ma ora il pensiero va al campionato, che inizia domenica con importanti aspettative. Non vogliamo nasconderci, non possiamo nasconderci, cercheremo fino alla fine di lottare per questa promozione, se vogliamo usare questo termine, perché credo che siamo una delle 3-4 squadre più attrezzate, insieme al Pineto, perché il Pineto è sempre un'ottima, Alessio Ognano è un'ottima squadra, il Campobasso, la Recanatese stessa e poi qualche squadra del girone laziale, che effettivamente sono delle società importanti. È tutto per questa prima edizione del TG6 che torna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi, da parte mia l'augurio di una buona giornata.